dico tutta l'onestà di questo mondo, cioè nel senso, secondo me sono da questo punto di vista più avanti amici X Factor che dietro ai ragazzi fanno un lavoro decisamente più, più completo. Io credo che chi va da The Voice deve avere già una realtà musicale ben precisa, secondo me, per il meno tempo che ovviamente i coach hanno di preparare i ragazzi, mentre secondo me io sono ancora un po' adatta a un talent in cui si studia, ecco, perché ho ancora bisogno. Comunque Giancarlo, non ti preoccupare, perché non andrò a The Voice, ma da The Voice potrebbero esserci delle novità quest'anno, e comunque non ti preoccupare, perché a qualche provino io a breve andrò, ecco, diciamola tutta. Magari dove è nato Marco Mengoni, chissà. Secondo te Vale? Guarda, do una parola. Basta, ok. Niente, invece così. Tra l'altro, prima di chiudere appunto la parentesi Isola dei Famosi e passare a un altro scoppiettone, o meglio ad un altro personaggio amatissimo che è la nostra Valentina Galto, io volevo raccontare una cosa che ho anticipato durante Boudoir, il programma di Mauriziano Carannante, che ricordiamo oggi non essere presente perché è al Queerlesque, al Full Music, a preparare tutto quest'ultimo appuntamento. E tra l'altro Mauriziano è anche estremamente impegnato nella campagna Miss Frociarola Italia 2016, perché ragazzi, a breve ripartiranno i casting e verrà eletta la prossima Miss, che finalmente toglierà dalle balle definitivamamente la Bargiatti, che veramente, cioè, non ce la facevamo più quest'anno a tenercela. Quindi, basta, via Beatrice, che comunque volevamo fare un applauso in diretta a Beatrice e Giulia, le conduttrici di Mongolandia, che da questa settimana sono anche approdate a Teleregione Toscana, proprio attraverso la loro comicità, attraverso sketch, momenti estremamente divertenti, quindi brave, come direbbe la loro amata Mara Maionchi. Ma appunto stavamo parlando di Isola, no? E all'Isola dei Famosi c'è stato appunto Stefano Orfei, figlio della grande Moira. Adesso sentite qua. Ecco, noi che siamo delle giramondo abbiamo contatti con i VIP come veramente se non ci fosse un domani, e dovete sapere che il nostro amatissimo Stefano Orfei, quando io ero ancora una piccola bambina, venne con il circo a Genova e io avevo i biglietti della prefettura, quindi io sono entrata con mia mamma al circo a gratis. Il biglietto a gratis, sottolineiamo, della prefettura di Genova, che salutiamo sempre. Io saluto la prefetta, la signora Spena, salve signora Spena, un bacio dottoressa, e il mio dottor Battista, il logo presenta. Io però voglio più bene al mio funzionario. Comunque stavo dicendo che siamo appunto andati al circo, no? E lui ci ha preso per i parenti del prefetto di Genova, allora in carica. E quindi è iniziato un leccaggio di culo nei nostri confronti pazzesco, cioè venivano coi cavalli e si inchinavano davanti a noi, io che ero una bambina sono stata posizionata sopra l'elefante, sopra l'ippopotamo, sopra il rinoceronte, mi regalavano in continuazione gatti. Ti hanno portato la savana Genova. Esatto, perché dicevo, questa è la nipote del prefetto, e io che invece sapevo di non esserlo, quindi io dicevo, ma io non sono la nipote di Giovine, no? Mia mamma zitta, ma no, la bambina, che simpatica. La diamante era onesta. Io piccola ero onesta, dicevo, ma no, noi non siamo parenti, e questa zitta, quindi c'è stata proprio un'ovazione nei confronti di noi finti prefetti, che è stata proprio micidiale. Dopo Anna Oxa. Dopo l'incontro con Anna Oxa, che al fruttivendolo anche se con Orfei. Siamo buttati sui circensi. Sì, esatto, ma ci venivano proprio, la cosa assurda, che venivano proprio a inchinarsi davanti a noi con gli animali. Cioè proprio, eravamo VIP. Male. Dovevi ribellarti. E poi sono finita a diventare comunque un'impiegata in prefettura. Vedi come tutto torna nella vita. Vedi. Sì, solo perché noi, non sapendo che la persona che ci era venuta a parlare era Stefano Orfei, avevamo detto, ma non ti preoccupare, vatti a prendere un caffè, gli avevamo dato i soldi del caffè, non pensando che lui fosse da il proprietario. Da Genova all'Isola dei Famosi. Esatto, quindi diciamo che finora Anna Oxa, tutti sono passati da Valentina Diamante, anche Angela Finocchiaro tra l'altro, quindi portiamo bene. Realmente gli hai dato la benedizione.
Assolutamente sì. Ma torniamo agli scoop di Valentina Galdo. Valentina, io so che tu hai un personaggio amatissimo che è Francesco Totti, quindi sì, io so, guarda, che volevi parlare un po' di Francesco. Io, guarda, non vado nel tecnico perché non è di mia competenza, però volevo fare i miei complimenti a Totti perché è entrato a pochi minuti dalla fine della partita, ha fatto due gol, ha vinto una partita, hanno vinto, eccetera, eccetera. Sì. Perciò a 40 anni si dimostra che c'è sempre un grande, non c'è età, ok? Sì. E che può essere ancora l'uomo chiave per molte partite, sia campionati italiani, europei e mondiali. Esatto. Bravo Francesca, un capitano, cioè solo un capitano. Un capitano. Basta, vai e canta. Comunque è bello, pezzo. Anche la dichiarazione che ha esultando ha fatto a sua moglie, cioè un grande. Tra l'altro, ragazzi, Ilari Blasi e Francesco Totti, che sono tra l'altro diventati genitori di nuovo da pochissimo tempo, sono amatissimi, sono una coppia stramata che si ama soprattutto, quindi gli mortacci vostri da tutti gli invidiosi proprio, è proprio vero. Guarda, veramente bravo Francesco Totti. Quindi Vale, come dire, tu sei sempre più alla ricerca di scoop. Io sempre continuamente alla ricerca di scoop, ma più che altro alla ricerca di successi per questa grandissima radio. Esatto, che è sempre più in crescita. Tra l'altro, se volete mandare la vostra idea per un nuovo programma, anche te Giancarlo che sei così tanto attivo, apriti un programma di cucina, non lo so, di ricette, lo potremmo chiamarlo Ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Certo, vogliamo Giancarlo in radio. Comunque potete attivo. Mandare i vostri progetti a info@radioplastic.it e la nostra redazione visionerà i vostri provini e le vostre proposte e deciderà o meno se darvi appunto un programma. E se l'hanno dato a me, cioè, diciamo che passare questi provini non è così difficile. Comunque Vale, io adesso scusami ma tolgo la musica, perché io da oggi volevo intraprendere una nuova idea, una nuova, non dico rubrica, però volevo fare una cosa nuova. Ossia, io ho deciso che da oggi chiamerò delle persone in diretta e farò degli scherzi telefonici come faceva Matteo Mammucari, no, in televisione. Quindi un che super figata. Applauso per questa nuova idea. E ho deciso quindi di chiamare delle persone in diretta. E, ma te vuoi il numero di queste persone o ce l'hai? Io fai, allora, io oggi ho deciso di incapponirmi con una conduttrice di Radio Plastic, ho anche cercato il suo fidanzato dicendogli guarda, per piacere dille di rispondere, perché anzi proveremo più e più volte a chiamarla se lei non dovesse rispondere. Quindi Vale, mi raccomando, ora tu fai silenzio perché chiameremo Eleonore, la nostra Eleonore. Quindi io mi sono fatta dare un po' qualche informazione a Mauriziano, io adesso la chiamo in diretta e mi fingerò dell'ufficio Finanza Empas Musica Artisti e dirò ad Eleonore che l'abbiamo beccata che trasmetteva musica illegale in diretta. Vale, se ridi io butto giù. Senti, allora Vale, facciamo una cosa. No, sto zitta. Silenzio. Allora io adesso inizio a digitare il numero. Ma comunque riaveva il telefono proprio. Speriamo che lei non veda il mio numero. Allora, ho messo in atteso la Galdo. Vediamo se Eleonore risponde. Perché il fidanzato mi ha detto che erano fuori. Se no, noi ragazzi ci riproviamo finché non rispondono. Poste mobile, servizio di telefonia. E i mortacci! Allora, aspetta che riprendiamo la chiamata. Niente, Valentina, Eleonora al telefono staccato.
Allora, quindi okay, possiamo allora partire la base. Allora, no, no, adesso facciamo subito un'altra cosa. Io mando una canzone, finché l'Elenuar non risponde, noi continueremo a provarla a chiamare, ma temo che il suo telefono non prenda. Comunque, io adesso manderò un artista che finalmente è tornato con un nuovo disco, che è Antonino Spadaccino, che io mi auguro di avere in radio, e mando il suo primo singolo, che è Ali Nere. Quindi, ragazzi, diciamo finalmente bentornato ad Antonino, che tra l'altro questa settimana ha fatto coming out, ha raccontato appunto di essere gay, cosa che posso dire che io non ero così stupita da questa notizia, per niente. Comunque, io ora vi faccio sentire le sue Ali Nere e tanto proviamo a richiamare l'Elenuar. Ciao ragazzi! Fuori il mio passato, lo so, per tornare forte come non mai. Ma non bastano gli intenti, se non siamo più gli stessi. È una ferita che fa male, lo so, certe colpe non si lavano mai. Dentro un letto a cuori spenti, noi non siamo più gli stessi. A correre, restare senza respirare per nascondere. Da me le parole sono specchi. Allora, scusate se ho interrotto così brutalmente, ma il telefono che l'Elenuar prende, quindi è il momento di chiamarla prima che le rivada via la linea. Allora, aspettate, si stavo leggendo il numero in diretta. Ora, se non riprende, mi incavolo. Mi sento molto Teo Mammucari in questo momento. Cioè, zitti ragazzi, zitti che prende. Tra l'altro dovrebbe rispondere perché... Vediamo se lo sente. Poste mobile, servizio di segreteria telefonica. E no, come si riprende? E no, Vale, non mi ha risposto. Ma non è giusto, di qualcosa. Devo parlare? Sì, siamo in diretta, ho anche interrotto Antonino, così. Tra l'altro Maurizio sarà contentissimo. Quindi ragazzi, riprendiamo. No, ascolta un attimo. Sì. Ascoltami un secondo. Sì. Siamo in diretta. Sì. Adesso ti mando il numero che devi fare. Ok, proviamo. Tanto io continuo a mandare Antonino, scusate, non interromperò mai più. Ciao. Che si spezzano tra i denti, correre, scappare, spegnere o bruciare tra le fiamme insieme a te. Dei sorrisi sono gli echi che si perdono nei tempi. Ma io non ti aspetto più. Un'altra vita per inseguire te, cancellato gli orizzonti, ubriacato di rimpianti, un mendicato barcollato, preso a pugni l'infinito per inseguire te, navigando tra i tormenti nel riflesso dei tuoi occhi. Ma non ti cerco più. Sono ancora in piedi, tu non mi